medicina. Ma risparmia il fiato, tesoruccio. Ti servirà più tardi per gridare sì. Dove siamo? Non ti ricordi questo posto, Tripwood? Non è passato molto tempo da quando ti ho intrappolato e torturato qui. Aspetta, ora ricordo. Ho già visto questo posto in qualche orribile incubo. Non era un incubo, Guybrush. Cerca dentro di te, tu lo sai, che era reale. Oh no, non può essere, ma è così. Questa è la fiera dei dannati. Aiu, la fiera dei dannati. Tu, malvagio, perché ci hai portati qui? Per due ragioni, mio patetico amico. Ho intenzione di torturarti e ucciderti e di regalare un tesoro ad Hélène. Stai perdendo il tuo tempo, LeChuck. L'amore di Hélène non è in vendita. Oh, ma questo è un tesoro molto speciale. È il favoloso Big Whop. Big Whop? Aiu, il tesoro pirata che tu stavi cercando quando le nostre strade si sono incrociate. Cosa c'è di così speciale nel tesoro di Big Whop? Non è come un qualsiasi tesoro pirata. Capisco. Tu non conosci il terrificante potere di Big Whop. Temo di no. Tremo, Tripwood. Quando ti dico che Big Whop è un portale demoniaco per un mondo demoniaco. Ok. I tesori di Big Whop non sono altro che i cancelli dell'inferno stesso. Orp? Ma come potrà Big Whop far innamorare Hélène di te? Hélène passerà sotto gli antichi cancelli di Big Whop, come anch'io un tempo feci. Giù, negli oscuri recessi dei gironi infernali. Perché vedi, Big Whop offre a coloro che vi entrano il più grande di tutti i doni, l'immortalità. Ma a che prezzo? Prezzo? Certo, la gente potrebbe trovarmi un tantino inavvicinabile ora. E ci vuole un po' di tempo per abituarsi all'odore. Ma ne vale la pena, ora che ho il potere di farmi amare da Hélène. Ma se uccidi Hélène, non ti odierà ancora di più? Aiù, all'inizio. Ma presto comprenderà quale grande dono è la vita eterna. E inoltre, le chance con le ragazze sono veramente poche per un morto vivente. Lei deve solo darmi un'altra chance. Tutto questo parco divertimenti, perché? La fiera di Big Whop è stata la mia idea più brillante. Quando ebbi il potere di Big Whop al mio comando, allora avrei potuto fare mia Hélène. Capisco, ma perché un parco divertimenti? Ci sto arrivando. Sapevo che Hélène doveva essere corteggiata e per questo mi serviva un esercito. Un'orribile armata di non morti. Ok, ma perché un parco divertimenti? Vuoi lasciarmi finire? Non sto parlando solo per ascoltare la mia voce, sai? Hai ragione, sono stato maleducato. Prosegui. Tutti sanno che la vita di un marinaio è dura e solitaria. Un marinaio passa mesi in attesa di una breve licenza e appena sbarca ti accorge subito di cosa ha bisogno, non è vero? Sì. Un parco divertimenti per famiglie. Ah, quello! Come no? Vengono per farsi un giro sulle montagne russe, le grandi montagne della scimmia. Raggiungono la vetta più alta e con le mani in alto strillando come scimmie. Scivolano giù per la discesa in un grande torrente di lava.
Non sembra per niente piacevole. Aiuto, non lo è. In effetti, è terribilmente spiacevole. Ma quando arrivano dall'altra parte, sono guerrieri temprati pronti per il mio esercito di scheletri dannati. Come hai fatto a trovare Big Wong? È una lunga storia. Sicuro che la vuoi sentire. Le torture inizieranno quando avremo finito di parlare? Aiu. Comincia. Quando ero vivo, Helen mi disprezzava. No. No, no, è vero, ora lo capisco. Non le piacevo affatto. Ma ero determinato a mostrarmi degno di lei, sai. Così salpai alla ricerca del leggendario segreto di Monkey Island. Qual è il segreto di Monkey Island? Il segreto di Monkey Island? Potrei dirtelo, ma preferisco lasciarti indovinare. Che un seguito non è mai bello come l'originale? Bugie, sporche bugie. Oh, è molto più di questo. È un antico segreto, custodito gelosamente dai nativi e dai pirati che hanno... Non lo sai qual è il segreto di Monkey Island, vero? No, veramente no. Molto bene. Andiamo avanti con la storia. Pochi giorni dopo la partenza, la mia nave fu preda di un terribile tifone e ridotta in brandelli. Sarei affogato se alcuni squali amichevoli non mi avessero trasportato sulle coste di Blood Island. Ero abbandonato laggiù, senza alcuna speranza di rivedere Helen. Pensavo che la mia sorte fosse segnata, ma un giorno una nave arrivò. Era la nave del capitano Marley, il nonno di Helen. Mi misi a chiacchierare con Ram Roger Senior, il nostro uomo. E, al prezzo di qualche drink, scoprì che avevano la mappa del leggendario tesoro di Big Wong. Ma non avevo né nave né denaro. Aspetta un attimo. Posso sedermi? Mi si stanno addormentando le gambe. Anche se non avevo né nave né denaro, progettai di raggiungere il tesoro prima di Marley e prenderlo tutto per me. Non avevo il denaro per una nave nuova, ma avevo ancora il mio asso nella manica. La tua capacità di far sembrare brillanti gli idioti? Ma avevo ancora il mio asso nella manica. Il fascino indefinibile di LeChuck. Nessuna delle ricche rampolle di Blood Island poteva resistermi. Una settimana con me ed Helen mi avrebbe seguito fino alla tomba. Sfortunatamente per lei, non ne ebbe la possibilità. Rubai il diamante dall'anello di famiglia e lo vendetti a certi contrabbandieri tagliagole in cambio di una nave nuova di zecca. Tu, vecchio odioso cadavere! Oh, mi hanno detto di peggio. Con la mia nuova nave superai facilmente Marley e il suo equipaggio e trovai il Big Whop che si trovava proprio qui, su Monkey Island. Cosa accadde al capitano Marley e al suo equipaggio? La loro nave è arrivata a Monkey Island mezz'ora dopo di me. Ma era troppo tardi per impedirmi di reclamare il mio premio.
e hanno dovuto guardarmi passare attraverso il portale di Big Whop. Codardi come erano, la potenza di ciò che videro fu troppo per loro. Fuggirono in preda al terrore. Marley strappò la sua mappa in quattro pezzi e radunò il suo equipaggio. C'era il vecchio Ram Roger Senior, il Nostromo Rex Kellion, il cuoco e il giovane Lindy, il bozzo. Marley diede a ciascuno un pezzo di mappa, tenendone uno per sé. Essi giurarono di difendere quella mappa con la loro stessa vita. Si può dire che onorarono il loro giuramento. Erano gli unici al mondo a sapere di Big Whop. Cosa accadde a Ram Roger Senior? Stava facendo il bagno in cabina nei pressi di Fat Island, bevendo rum e mangiando toast come sempre mentre si lavava, quando il tostapane cadde misteriosamente nella vasca. È scioccante! Suo figlio ereditò il pezzo di mappa, ma era troppo stupido per capirne l'importanza. Cosa accadde a Rep Scallion il cuoco? Rep Scallion morì nell'incendio del suo capanno su Scab Island. È vero, lo riportai in vita con un incantesimo voodoo. Lo ricordo benissimo. Guybrush? Guybrush? Oh, scusa, mi ero distratto. Cosa stavi dicendo? Sapevo dell'abitudine di Rep di dimenticarsi il gas aperto. Così gli feci recapitare una torta incendiaria in occasione del suo 35esimo compleanno. L'esplosione si sentì fino a Booty Island. È orribile. A tutto vapore, senza dubbio. Cosa ne fu del giovane Lindy, il mozzo? Temendo per la sua vita, venne da me implorando pietà. Come premio per non avermi rivelato la posizione di Big Whop, lo lasciai vivere. Come segno della mia gratitudine, gli offrii una grossa somma che lui usò per aprire un'agenzia pubblicitaria. Quando si fu abituato al suo stile di vita costoso, ritornai per riscuotere il mio debito. Gli sottoposi un prodotto così diabolicamente mal concepito che era destinato al fallimento. Miele e cancrena. Nel giro di un mese era folle sul lastrico, un uomo distrutto. Vendette tutto ciò che possedeva e dalla disperazione si unì a un circo ambulante. Rimase ucciso quando lo spararono dal cannone senza il mito. Nessuno può essere così disperato. Che destino toccò al capitano Marley? Gli feci un'imboscata mentre correva nell'America's Cup. Abbordai la sua barca e lo misi di fronte alla scelta del suo destino. Avrebbe potuto offrirmi la mano della sua nipotina, oppure soffrire di una morte più orribile di quella toccata al suo equipaggio. Ebbene, lui cosa disse? In realtà non disse molto. Ah, che dolore! Basta, mi stai uccidendo! E qualcos'altro, non ricordo bene. Lo abbandonai e spedii la sua nave dentro un tornado dal quale nessuno sarebbe potuto uscire. Sei mostruosamente odioso e rivoltante. Oh, grazie! Ne ho abbastanza delle tue malvagità, facciamola finita. Ma ci sono cose molto più terrificanti che voglio dirti. E non ti sto più ascoltando. Vedi, ti sto ignorando. Ah, devi ascoltarmi.
La 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 la, non ti sento, la 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 la. Molto bene, Tripwood. Se hai voglia di comportarti come un bambino, ti aiuterò ad entrare nella parte. Credo che ti meriti una pausa, giovanotto. Ah, non è chiusa a chiave. Il tuo piano era perfetto, LeChuck, tranne che per un piccolo dettaglio, che sarà la tua rovina. Ha portato Elaine sulle montagne della morte. Devo raggiungerla prima che diventi la sua sposa non morta. Cosa mi è successo? Ho testa annebbiata, non riesco a pensare. La mente fluttua, devo concentrarmi. E salvare Elaine, devo salvare Elaine. Ma come posso salvare Elaine se sono solo un bambino? Se solo riuscissi a pensare chiaramente. Devo schiarirmi le idee. Benvenuto alla fiera di Big Wop, bambino. Vieni qui a salutare il tuo vecchio amico cucciolone. Oh, per gli dei del mare. Mi è simpatico, ma stiamo esagerando un po'. Bella, solida bilancia da fiera vecchio stile. Questo non è carino, piccolo. Basta adesso, smettila di picchiare il tuo amico cucciolone. Questo è l'ultimo avvertimento, piccolo. Faresti meglio a smetterla. Stai cominciando davvero a seccarmi, piccolo. Bene, ne ho avuto abbastanza. Adesso le prendi, topastro! Ahi, mi ha morso! Ridammi quel pelo, piccolo! Mi rovini la pelliccia! Come si fa a vincere questi favolosi premi? Beh, è facile, amichetto! Se non indovinerò il tuo peso o la tua età, tu potrai prendere quello che vuoi. Dov'è il trucco? Non c'è trucco, è proprio così. Scommetto che non indovini quanti anni ho. Puoi scommetterci. Un terribile piccolo bucaniere come te potrebbe avere 7 anni? Sbagliato. Peccato che ne abbia 20. Molto bene, hai modo di provarlo al tuo amico cucciolone? Mi stai dando del bugiardo? Puoi scommetterci. Ecco la mia prova. Tessera del sindacato attori Scum, Guybrush Tripwood, età 20. Hai ragione, scegli il tuo premio. Vorrei tanto quel teschio parlante. Col mio potere senza briglie, insieme potremo governare il mondo. Hai ragione, Murray. Se avessi tutto quel potere, la tentazione sarebbe troppo grande. Prendo l'ancora. Prendi, figliolo. Congratulazioni. E divertiti qui a Big Whoop. Guarda nel tuo cuore. Io sono il premio che ti sposa. Hai preso l'ancora. È una bella ancora, Murray. Mi dispiace. Non posso credere che hai preso quella stupida ancora invece di me. Ehi, cosa credi di fare? Vorrei solo una di quelle torte. Ma va? Beh, io vorrei uscire da questa testa di topo puzzolente. La vita è dura, moccioso. Sparisci. Ho una teglia da torte piena di schiuma da barba. Ora è una teglia da torte pesante piena di schiuma da barba. Cosa stai facendo lì? Ho trovato questa torta, signore. Eh? Ah, sì. Grazie, ragazza. Spara, spara! Per ora no. No, voglio vedere il cannone che spara. Sparisci, tappo.
Senti, amico, io ti pago lo stipendio. Ma vuoi che le Chuck venga a sapere che fai piangere i bambini? D'accordo, d'accordo, piccolo. Hai sentito questo rumore? No. Strano. Forse è l'acustica di quell'enorme testa puzzolente. Taci, moccioso. Non è nemmeno una vera ancora. Invece io sono un vero teschio parlante. Yuhu, capo di fogna! Ehi, fuori di lì, idiota! Altrimenti che fai, schifezza? Ti faccio vedere io! Dopo tutto quello che abbiamo passato insieme. Bene, prenditi quella stupida ancora. Saresti stato un pessimo mostro zombie, comunque. Aspetterò qualcuno che capisca. Che tipo di coni gelati avete? Che tipo di cono cerchi? Perché io ne ho di ogni tipo immaginabile. Ho i migliori tipi di coni gelati del mondo. In effetti i miei coni sono così originali, così fantasiosi e così unici che la maggior parte di essi sono assolutamente immangiabili. Te ne elencherò alcuni. Ho dei coni di pane, coni di cane, coni limati, coni bagnati, coni tostati al mango, coni di fango. Coni con crepe, coni di pepe, coni di siepe. Ho usato le siepe dei miei vicini per farli. Coni alle spezie, coni con grassi, coni burrosi, coni pelosi, coni biliosi. E a Natale, coni affettuosi. Cosa ne pensi? Vorrei un cono semplice, per favore. Ok, bambino. Ciao! Delizia! La meringa sembra gustosa! Beh, peloso! Aspetterò qualcuno che capisca il mio desiderio di scatenare terrore e pestilenze su quelli... Il pepe aiuta comunque! Mi gira la testa!